L'Aula della Camera oggi riprende i lavori alle 11.30 con interpellanze urgenti. A seguire l'informativa del Governo sull'evasione del boss Antonio Pelle dall'ospedale di Locri. In calendario anche la riforma sanitaria e la proposta di legge sulla ripartizione della quota dell'8 per 1000. Dopo una lunga pausa ritorna alla Camera il disegno di legge sull'uso delle intercettazioni. In piena inchiesta sul caso Tarantini e La Vitola, che chiama in causa il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Il provvedimento, già approvato dall'Aula di Montecitorio l'11 giugno del 2009 e licenziato con modifiche dal Senato il 10 giugno del 2010, torna in scena e solleva un polverone di polemiche. A far discutere, tra le altre cose, la norma Mazza Blog, vale a dire l'obbligo per i gestori dei siti web di procedere alla rettifica in ogni contenuto pubblicato. E mentre si fa strada l'ipotesi di blindare il testo con il voto di fiducia, le opposizioni annunciano battaglia scendendo in piazza per dire no al provvedimento. E sempre oggi l'Aula della Camera alle prese con le votazioni del disegno di legge, nato da 4 proposte di legge costituzionale, che rimette mano alla cosiddetta Costituzione economica per incentivare la libertà d'azione del settore privato. Nel mirino la modifica dell'articolo 41, che nella nuova versione recita espressamente che è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. In calendario anche le proposte di legge sulle funzioni dei magistrati dopo il tirocinio e le mozioni sul voto degli italiani all'estero. All'ordine del giorno infine la Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi. La direttiva comunitaria sulla sicurezza degli impianti nucleari. Ne riferiscono oggi nelle commissioni ambiente e attività produttive i rappresentanti di Enea, Agenzia Sicurezza Nucleare, ISPRA e Sogin. I rappresentanti del Forum Nazionale Giovani in audizione alle 11 in Commissione Lavoro. L'intervento rientra nell'ambito di un'indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo. Si continua a parlare del quadro finanziario dell'Unione Europea 2014-2020 nelle commissioni bilancio e politiche Unione Europea. Attesi oggi l'ispettore generale della Ragioneria di Stato Silvana Amadori e il segretario generale del Comitato Nazionale per il Microcredito Riccardo Graziano. Il direttore dell'immigrazione della Polizia delle Frontiere, Rodolfo Ronconi, oggi in audizione nel Comitato Schengen per parlare di politiche europee per l'immigrazione. Pellegrini della verità, pellegrini della pace, la società italiana di oggi è la sfida del dialogo nello spirito del patrono d'Italia. È l'incontro celebrativo di scena alle 16 nella Sala della Lupa. Interverranno tra gli altri il Presidente della Camera Gianfranco Fini, il Direttore Generale della RAI Lorenza Lei, i Monsignor Mario Toso e Lorenzo Leuzzi. L'evento in diretta Web TV.